È giallo sulla morte di un 44enne di Sciacca, il cui corpo senza vita è stato trovato sotto un viadotto in via Canzalamone, in un tratto che collega il centro abitato di Sciacca con Contrada Perriera. Di Amedeo La Rosa si erano perse le tracce da venerdì. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario, ma si indaga anche sull'omicidio. Il fratello, appena ieri mattina, aveva pubblicato un appello su Facebook invitando chi avesse notizie a contattarlo. Qualche ora dopo la scoperta del cadavere sotto il viadotto, dopo le ricerche che sono state condotte da polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Sciacca. Nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l'autopsia per comprendere le cause del decesso.